Ciao a tutti, eccoci qui per un nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me, ciao. Antonella Carieri. Grazie. E con me invece Nicola Bizzarri, lo chef, il grande chef. Grazie. Nostro. La ricetta di oggi, abbiamo un trancio di baccalà con una patata schiacciata e condita semplicemente con olio e sale e una purea di peperone rosso. Gli ingredienti sono tranci di baccalà, patate, peperone, cipollotto, alloro, rosmarino e olio extravergine di oliva. Così qua, Antonella. Mettiamo prima a lessare un attimo la patata. Mandiamo avanti la cottura dei peperone. Così qua. Facciamo una base con cipollotto. Lega bene il peperone col pesce. Sì. Sarà una parte che farà da salsa, no? Okay. Ecco qua. Il nostro piano Dekton. Cuciniamo il peperone con una base di olio extravergine di oliva. Ecco qui. Facciamo rosolare il nostro cipollotto. Questo è lo shh che ti piace a te. Ah, tanto. Anche a me. Prendi la tua bacchetta magica. Ormai è la bacchetta magica. Mettiamo il nostro... Dobbiamo mettere un nome a questa bacchettina. Peperone. Mettiamo un pizzico di sale. Se vogliamo possiamo aggiungere un po' di brodo vegetale o un goccio d'acqua. E lo lasciamo un attimo cucinare, fuoco abbastanza vivace, per una decina di minuti. Poi lo andremo a frullare in modo da farlo rimanere bello intenso sia come sapore e come odore e come gusto. Mariniamo il nostro trancio di baccalà con l'olio, un filo d'olio, qualche foglia di alloro, rosmarino, ci mettere un po' di timo, ecco, per poi passarlo un attimo in padella sulla brace a rosolare. Nel frattempo che aspettiamo che la patata si cucina, che farà la base del nostro piatto, andremo ad arrostire. I peperoni si devono cucinare. Certo, i peperoni si devono cucinare e il baccalà si deve arrostire. Possiamo già procedere, ecco qua, giusto, quando si sta a casa, ovviamente se riusciamo a farlo qualche oretta prima, mettiamo un po' di pellicola e lo mettiamo in frigo, si fa meglio, sì. Vero? Si riesce a profumare di più. Andiamo certo, un attimo. Quanto più ce l'hai sotto, certo, qua. Le verdure con le arome. Andiamo un attimo a rosolare il nostro baccalà. E attendiamo i nostri tempi di cottura. Eccoci qui. Antonella, il nostro bel baccalà si è arrostito, bello improfumato con alloro e rosmarino. I nostri peperoni sono pronti, anche la nostra patata. Andiamo un attimo a togliere la buccia. Creiamo delle monete e le andiamo a mettere nel piatto e lo schiacciamo, proprio molto casalingo, no? Una cosa sbrigativa subito. Possiamo farlo anche con... uno schiacciapatate se vogliamo, ma andremo ad aumentare poi gli utensili da lavare, no? Soprattutto le casalinghe, guarda, non si tratta di lavare, mamma mia! Io sono la tipa che uso sempre cose diverse, posate, si sporcano tante cose. Poi c'è la lavastoviglie, dai. Schiacciamo con una forchetta, così. Andiamo. Pizzico di sale, una macinata di pepe a piacere, un filo d'olio extravergine di oliva e già questo. E già mangiarlo così già è buono. Infatti. Poi mettendo altre cose sopra. Mettiamo il baccalà pure che è buono. Questo trancio di baccalà, finiamo sempre con un filo d'olio extravergine di oliva e terminiamo con... i nostri peperoni. Questi peperoni si frullati. Un profumo. Ah, questi dobbiamo frullare? Sì. Per far sì che
ci sia una salsa, no? Sì, sì. E accompagni insieme le patate, il baccalà. Ecco qua. Abbiamo giusto una frullatina. Puoi prendere un cucchiaio. Andiamo ad irrorare il nostro baccalà. Bellissimo. Ecco qua. Piatto bello colorato. Quando ci sono i colori si trasmette appetibilità, no? Già sì, sì, le papille gustative cominciano a, a salivare, no? Dire. Io l'assaggio, lo sai che io assaggio, vero? Sicuramente. Non assaggiamo in diretta. Lo proverai, perché però. No? Augurandoci che anche questa ricetta vi sia piaciuta e da riproporla a casa, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Sempre su questo canale. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.